Un momento a Marcord durante il quale sono intervenuti allenatori, ex giocatori e dirigenti che hanno segnato insieme 20 anni di storia dell'APAV Calcinelli Lucrezia. I festeggiamenti sono iniziati con la presentazione del libro celebrativo che racchiude al suo interno tanti anni di fusione dinanzi a una platea di circa 300 presenti. Tra le varie autorità istituzionali salite sul palco della piazza di Calcinelli di Colli al Metauro per omaggiare l'importante traguardo raggiunto dalla società, sono intervenuti anche due ragazzi, Giulia Pietrelli e Stefano Ferri, che partiti e cresciuti in APAV hanno raggiunto livelli sportivi importanti. Il mio ricordo dell'APAV ce ne sono tanti, perché io fino a 18-19 anni sono rimasta qua, quindi ho fatto tutto il percorso dalle giovanili fino ad arrivare alla B2, fino a una retrocessione in Serie C, e quindi è stato un ricordo troppo grande, diciamo. Lungo percorso, insomma, tante tappe. Ecco, un consiglio alle ragazze delle giovani generazioni. Allora, sicuramente è una società di cui ci si può fidare, perché anche con poche risorse vogliono sempre fare il meglio per l'atleta e per le giovani promesse comunque, quindi danno sempre un'attenzione particolare alle ragazze nuove, ai ragazzi nuovi, diciamo, che si presentano lì. Dopo qualche anno all'APAV, nel 2014 mi sembra, sono andato a Vigna di Valle dove ho fatto 2 anni di Club Italia, e dopo questi 2 anni ho fatto un altro ancora di Club Italia, però facendo la Serie A2 rispetto alla Serie B di Vigna, e dopo quest'anno là a Roma sono arrivato dove sono adesso, Potenza Piceno. Ecco, un consiglio ai ragazzi della tua età che vogliono inseguire il sogno di pallavolisti: qual è la, magari, due caratteristiche che non possono mancare per un pallavolista? Motivo d'orgoglio? Ma voglia di fare, perché comunque allenamento è tutto, e lasciarsi andare, quello che viene raccogliete, andare avanti, sai. Prima del momento conviviale sono state presentate le squadre e i tecnici che prenderanno parte alla stagione 2018 e 2019. Saranno circa 15, partendo dai piccoli fino ad arrivare ai ragazzi della Serie D e alle ragazze della Serie C. 20 anni rappresentano per molti di noi almeno la metà della vita, per me purtroppo un po' di più, ma per molte delle persone che abbiamo presentato rappresenta davvero un periodo lunghissimo. E abbiamo presentato sia il passato che il presente, ma soprattutto ci interessa il futuro, è un futuro che si prospetta interessante per noi. Stiamo facendo tutto quello che serve per organizzare la società, per le sfide future, e grazie a tutti i dirigenti e agli allenatori che ci accompagnano riteniamo davvero di avere una struttura tale per cui possiamo fare in modo di esserci anche per gli anni a venire. Auguri!